Com'è la sua esperienza qui a Washington? È la prima volta, io credo, no? Che lei. Sì, sono molto contento di essere qui a Washington, è la mia prima volta. Sono già stato in America a dirigere in parecchi teatri, a Seattle, a Dallas, al Metropolitan nel 2005, a New York, ma è la mia prima volta qui a Washington e sono molto contento di questa Ma lei è esperienza. sempre in aereo, voglio dire, ho letto il suo bio, il suo curriculum, è impressionante. Ha cominciato quando aveva 21 anni a dirigere al Maggio Musicale Fiorentino. Ah sì, sono stato in Giappone, sono stato in America, sono stato insomma in Europa un po' tutta. Dopo questo impegno qui andrò a Berlino per la quinta volta alla Staatsoper di Berlino. E, insomma, ho la fortuna di lavorare anche in altri grandi teatri, dall'Opera Bastiglia a Parigi a. Torniamo al pubblico di Washington, prima volta. Come è stata accolta la sua performance? Ma bene, anche perché bisogna dire che Anna Bolena è un'opera molto demanding, richiede al pubblico molta attenzione perché è un'opera molto lunga, è un'ora e mezza la prima parte e un'ora e venti la seconda, e abbiamo operato anche dei tagli, per cui non è completamente integrale. Sarà Felice E quindi, Donizetti? beh, insomma, però si fanno un po', cioè sono cose, tagli che si fanno abbastanza spesso, insomma. E per rendere più fruibile l'opera. Il pubblico è un pubblico che ha accolto molto bene fino adesso, stasera ci sarà la quinta rappresentazione su 8, quindi 8 volte un'opera ripetuta, vuol dire che c'è un pubblico buono che segue. Lei ha lavorato anche a Metropolitan. Sì, sono stato nel 2005 a fare una bella Cenerentola di Rossini con un ottimo cast al Met. Ma vedendo l'Italia da vari punti di vista internazionali, come le succede? Com'è questa Italia? L'Italia ha dei grossi problemi per quanto riguarda i teatri, ha dei grossissimi problemi, tant'è che in questo momento molti dei teatri non stanno pagando gli artisti, o se li stanno pagando con molto ritardo rispetto al loro utilizzo, insomma, alle Quindi loro siamo in performance. decadenza anche nel suo settore specifico, cioè Assolutamente. Non dico nulla nell'opera di nuovo, lirica. non dico nulla di nuovo, cioè chi è nel campo lo sa bene e purtroppo, tranne appunto uno o due teatri forse in Italia che funzionano bene, però è una situazione molto, molto drammatica e speriamo insomma che si risollevi presto. Come si fa a diventare famosi, molto conosciuti a livello internazionale, a top level, come nel caso suo, e non le regalo nulla? Cioè, Non esistono ricette, c'è chi lei arriva. ha cominciato a 21 anni a dirigere al Maggio Fiorentino. A dirigere cosa? Era un pezzo del mio maestro di composizione, che era Azio Corghi, si chiamava, si chiama perché è tuttora vivo, e che è stata una bella occasione perché così con un pezzo di musica, diciamo, contemporanea. Nei primi anni. Scusi gli aeroplani che stanno passando, ma hanno cambiato il sentiero di discesa. Forse gli abitanti della Malpensa riusciranno a capire qual è la nostra situazione. Prego, vada avanti. Dicevo che Sì. all'inizio ho fatto parecchia musica contemporanea, anche cosa che poi ho un po' abbandonato nel tempo. Ho fatto anche un periodo di musica sinfonica, parecchia musica sinfonica. Ora da qualche anno mi dedico, diciamo, di più all'opera, soprattutto all'opera italiana, quindi Bellini, Rossini, Puccini, Donizetti, Verdi. E anche ho frequentato molto anche opera francese, quindi dal Werther di Massenet al Sanson e Sì, ma voglio altre dire, cose. nel vostro settore, Come si fa? come si fa? Chi è che vi Non c'è. gestisce? Avete un manager, un Sì, agente? ho un'agenzia in questo momento che è worldwide, quindi che mi cura tutto, che è in Italia, e nel caso specifico si chiama Atelier Musicale. E quindi chiaramente ci sono contatti un po' con tutto il mondo, ecco. Ecco, vi impongono gli artisti per una performance oppure Sì, ma no? io onestamente bisogna dire le cose come stanno. I direttori nel mondo che possono scegliersi, tra virgolette, il cast e dire la loro sono veramente pochissimi. Io non sono fra questi, quindi lavoro in ottimi teatri, eccetera, però è molto raro che mi si chieda di fare un cast dalla A alla Z. Mi si può chiedere un consiglio su un cantante, magari con cui ho già lavorato o meno, però
diciamo, sono altri direttori che hanno capacità di scegliersi interamente con chi collaborare o con chi lavorare. E quali sono, secondo la sua esperienza passata e anche più recente, i pubblici più entusiasti e più aggiornati sull'opera lirica? E con quali preferenze specifiche per quanto riguarda i compositori e gli autori italiani? Ma senz'altro è brutto da dire, perché in Italia c'è sicuramente una grande competenza, però magari uno trova un pubblico più attento e più entusiasta magari in Giappone, dove ho avuto la fortuna di andare parecchie volte. Lì nascono teatri d'opera nuovi, anche se adesso c'è la crisi dopo lo tsunami, hanno avuto parecchia crisi anche loro, ma ogni pubblico ha le sue particolarità, cioè esistono pubblici più attenti magari per il repertorio sinfonico, altri più tesi verso l'opera. Certo, l'opera italiana, dobbiamo tener conto di quella, la cosa di cui dobbiamo essere fieri è che l'opera italiana è nata a cavallo tra il 5 e il 600, si chiamava Recitar Cantando, che quindi è molto bello perché mette assieme due cose che sono in contraddizione tra di loro, perché per cantare usiamo il suono, no? E naturalmente per parlare invece dobbiamo articolare le parole, e quindi sono due cose un po' in contraddizione, cioè una è orizzontale, che è il suono, e una è verticale, che sarebbe l'articolazione, il ritmo, la parola, e quindi nel mettere assieme queste due cose è venuta fuori l'opera. E quindi il fatto che a distanza di 4 secoli si continui nel mondo a far l'opera, pur con delle difficoltà, mi sembra meraviglioso. Qual è la differenza sostanziale, se vogliamo, tra la commedia dell'arte e il recitar cantando? Ma direi che, cioè, noi è chiaro che tutta la tradizione che abbiamo avuto di Goldoni, eccetera, ha influenzato molto, molto anche il teatro scritto in maniera successiva. Teatro in musica, quindi per esempio Mozart nella sua trilogia con Da Ponte come librettista straordinaria, quindi Nozze di Figaro, Così fan tutte Don Giovanni, ha dimostrato di essere un conoscitore dei meccanismi teatrali, anche perché l'opera, per esempio Nozze di Figaro, è ripresa da Montmartre, quindi la prima parte sarebbe stata Il barbiere di Siviglia, scritto da Rossini, e una volta passati d'età diventa le nozze di Figaro di Mozart, per esempio. Quindi c'è sicuramente un collegamento, come se pensiamo per esempio un autore come Verdi ha utilizzato per esempio per ben 3 volte testi di Shakespeare, quindi con Macbeth, con Otello e con Falstaff, che era Le allegre comari di Windsor, ha utilizzato testi già da soli straordinari come Shakespeare, quindi reinventando e però facendone qualche cosa assolutamente di diverso e di unico e di straordinario. Ho avuto la fortuna di dirigere sia Macbeth, sia Falstaff, sia Otello nella mia vita, quindi diciamo, sono un privilegiato, ecco. La lascio libero di andare a dirigere un'altra rappresentazione di Anna Bolena al Kennedy Center di Washington DC. Grazie maestro. Grazie molto.